passato, il foglietto è bianco, non c'è scritto niente, serve solo a dare coraggio. Gadaretta Cosimo, terza C, è industriale, Gallino Ferraris. Chiedo scusa, ragazzi, avevate promesso, avevamo fatto un patto. Silenzio, per piacere, grazie. Per rispetto anche al vostro amico. Allora, la domanda rivolta alla dottoressa è: cosa potrebbe succedere se uno sportivo non dovesse seguire una determinata alimentazione? La domanda è per la dottoressa. Io... volevi completare? Una domanda. Ho una domanda anche per i calciatori che non è... Una domanda per i calciatori dopo. Avevo letto di una dieta particolare che hanno... che ha interessato i giocatori dell'Inter e del Milan prima del derby. Una merenda pomeridiana a base di, credo, di zuccheri, c'era una crostata, ma anche muesli o quant'altro. Può essere salutare, però si può riagganciare anche alla domanda del nostro alunno. Se uno sportivo non mangia bene, bisogna intendere che cosa significa non mangia bene. Se si intende che non segue un'alimentazione mirata allo sport, ma segue una giusta alimentazione, il massimo che potrà avere una riduzione delle prestazioni sportive, però alla fine mangia bene, rimane in salute. Cosa diversa, ma questo riguarda anche tutti noi che non facciamo attività agonistica, è mangiare junk food, il cosiddetto cibo spazzatura, no? A me piace sempre ricordare il film del McDonald's, non perché ti dica io di non andare al McDonald's, perché ci sia la dottoressa o il dottore a dirti di non andare, più che altro è nella salute. È una scelta di vita. Per quanto riguarda lo sportivo, poi ovviamente mangiare bene significa aumentare le prestazioni, riduzione del senso della fatica, miglioramento della prestazione muscolare. Per quanto riguarda invece i vari spuntini, c'è il timing nell'alimentazione dello sportivo.